Questo test, questo crash test è importante, già una ripartenza sicura dal 50% ci consentirà anche, penso, di offrire al governo un parametro utile per valutare un allargamento al 75%. Toscana Laboratori importante, secondo la prefetta di Firenze Guidi, verso una maggiore riapertura delle scuole superiori di secondo grado. Dopo il rinvio del 7 gennaio per metà dei 167.000 studenti toscani di licei, tecnici e professionali, arriva il momento di tornare sui banchi, al 50% delle capienze, secondo le normative anti-Covid, dopo oltre 2 mesi e mezzo di didattica a distanza. Banco di prova, visto che il vecchio Granducato è anche la regione più popolosa, tre in tutto, Abruzzo e Val d'Aosta le altre, che hanno confermato l'11 gennaio come data di rientro. Firenze è la provincia più popolosa, con 21.000 studenti nelle aule, ma in tutti i centri urbani sarà un test per i mezzi di trasporto. Sale della Protezione Civile allertate per monitorare eventuali criticità. I tutor del progetto regionale Ti Accompagno, che insieme a volontari e forze dell'ordine gestiranno i flussi di ingresso e uscita dagli istituti. 329 nuovi autobus in strada, 11% in più rispetto al servizio, con corse aggiuntive bis e ter per evitare assembramenti. Più della metà viaggeranno fra Firenze, qui rivista la frequenza della tranvia, Arezzo, Siena e Grosseto. Altri 17 mezzi saranno invece di supporto al servizio ferroviario regionale, soprattutto tra Empoli e Siena, Lucca e Aulla e Firenze e Borgo San Lorenzo.